ha ridotto di 13 anni l'età media di chi compra una Mercedes, riportando il marchio in cima tra le vetture compatte premium. Avete capito di che cosa sto parlando? Come avrete capito, stiamo parlando della nuova Mercedes classe A, giunta con questa sua seconda generazione a una maturità davvero completa grazie a un design più sportivo, filante, aggressivo e interni tecnologici con il sistema MBUX che probabilmente già conoscerete. Ulteriore novità è data da questa nuova versione ibrida plug-in con una potenza massima di ben 218 cavalli. Il sistema prevede l'abbinamento di un motore termico da 1,3 litri turbo e 160 cavalli con un motore elettrico da 102 cavalli integrato nel cambio automatico 8 rapporti per una potenza complessiva appunto di ben 218 cavalli. L'allestimento AMG prevede rivestimento in alcantara per i pannelli porta con inserti in alluminio, sedili sportivi ben profilati e contenitivi, volante a tre razze dalla corona appiattita e poi l'immancabile sistema MBUX con i due schermi integrati davanti a voi. L'aspetto che mi ha sempre convinto alla guida della classe A è il piacere e il divertimento di guida, grazie a un assetto non troppo cedevole, uno sterzo pronto e preciso e in generale un amalgama buono tra tutti i comparti della vettura che vi permettono di togliervi qualche bella soddisfazione sui tratti più guidati o sul misto. Aspetto positivo a mio avviso è che questa classe A è una ibrida vera, nel senso che quando optate sul controller centrale per le due modalità Eco o Battery, il risparmio energetico è davvero elevato e riuscite a percorrere sinceramente fino a 60-70 km in modalità solo elettrica, questo grazie a una batteria molto capiente da oltre 15 kWh. La nostra prova della nuova classe A ibrida si conclude qua. Io vi aspetto alla prossima puntata.